Adesso vi portiamo all'interno della biblioteca SMS di Pisa per mostrarvi una mostra su Italo Calvino. Una mostra d'arte collettiva per celebrare Italo Calvino alla Biblioteca SMS a Pisa fino al 10 dicembre. Inserito nel contesto della biblioteca, offre la possibilità a studenti, frequentatori della biblioteca e cittadini pisani di visitare una mostra interessantissima con delle opere di tanti artisti anche affermati sulla produzione letteraria di Calvino, che per dichiarazione stessa dell'autore è quanto mai adatta a ispirare l'arte figurativa. Dalle parole dei libri di Calvino, queste immagini che diventano quadri appunto ispirati al barone rampante, al cavaliere inesistente, a tutti i principali lavori di Italo Calvino. 36 opere realizzate da 18 diversi artisti che hanno esplorato e reinterpretato i lavori più celebri di uno dei più importanti scrittori italiani. E spesso i suoi romanzi partono da un'immagine visiva. Quindi abbiamo chiesto a dei pittori contemporanei, tutti molto bravi, di ispirarsi, di fare il percorso contrario, di partire da un'opera di Calvino. Quindi ognuno ha scelto un lavoro e è venuto fuori un omaggio molto affettuoso a questo grande scrittore, che sicuramente è nel Novecento una delle figure più importanti italiane, ma anche a livello mondiale, perché la bellezza di Calvino è che è conosciuto in tutto il mondo. Tra gli obiettivi, promuovere la lettura tra gli studenti e la comunità. Non è un modo per non farli andare a scuola, è un modo per farli andare a scuola in maniera diversa, perché i banchi sono importanti, ma anche iniziative come queste sono stimolanti e insegnano veramente tanto ai ragazzi.